E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, devo dire che mi è stato chiesto tantissime volte se fosse il momento giusto per iniziare a giocare proprio ora, il perché, il per come, se conviene o non conviene comprare l'abbonamento, tutte le varie espansioni. Oggi andremo a parlare proprio di questo e vi dirò, secondo ovviamente la mia personalissima opinione, se è worth, utilizzando un termine nerd, iniziare a giocare World of Warcraft proprio nel 2020. Allora, tanto per cominciare, visto l'anno di merda che stiamo passando tutti, Warcraft vi aiuterebbe a superare la quarantena varie, zona verde, gialla, rossa, molto più facilmente, visto che vi incollerebbe allo schermo per ore senza che ve ne rendiate conto. Ma vabbè, al di là di questo c'è sicuramente la nuova espansione, cazzo dai, che vi renderà il gioco sicuramente più vario, molto più aggiornato con sia graficamente che meccanicamente, visto che comunque nel corso degli anni Warcraft ha subito tantissime modifiche, sia nelle meccaniche proprio di gioco e sia nelle animazioni delle spell e dei vari territori eccetera. E soprattutto la cosa di cui andremo di più a parlare oggi è il sistema di leveling, che comprende ovviamente anche il nuovo territorio, cioè Exiles Reach. Devo dire che, giustamente, tantissime persone venivano scoraggiate dal fatto che bisognava farmare tantissimi livelli e che Warcraft oggettivamente poteva risultare molto dispersivo a causa del tantissimo contenuto e delle tantissime aree per livellare. Un nuovo giocatore, appunto inesperto, non riusciva a seguire una linea dritta in cui da tot livello stavi in un territorio, poi superato quel territorio ti spostavi e così via, però in una maniera organizzata. Questa cosa era diventata molto molto difficile perché bastavano due o tre instance che subito si andava a perdere quella linea tra virgolette teorica, in quanto specialmente a livelli bassi il salto di livello era molto molto facile. Ma recentemente per fortuna questa cosa è stata migliorata, perché adesso ogni area si adatta al vostro livello e quindi c'è una maggiore malleabilità nella scelta del terreno dove livellare. E non si è costretti per forza a spostarsi continuamente per ricercare quest del nostro livello. Un'altra grandissima novità che sicuramente spronerà i vecchi giocatori annoiati a tornare è, come detto prima, il nuovo territorio Exiles Reach. Io l'ho provata con 2 o 3 PG e devo dire che questa nuova area è veramente una figata. Ci sono tutte le questline nuove, in cui praticamente avrete un piccolo ma grande tutorial, ma no il classico tutorial rompipalle in cui vi vengono spiegate tutte le funzioni di base, spostati con WASD, le freccette, il mouse. Oddio, ci sarà una minuscola parte molto molto breve che comprenderà anche quello, ma sarà appunto una minuscola parte. Il grosso del tutorial saranno tutte queste caratteristiche, vi verranno spiegate tutte le meccaniche che poi troverete in tutto il gioco e per tutti i livelli. Quindi ci verrà insegnato che cos'è un instance, con i tanghi, l'air DPS, quindi tutti i vari ruoli, a differenza delle vecchie leveling zone in cui praticamente non c'era assolutamente nessuna storia e nessuna questline da seguire. Invece a Exiles Reach avremo una serie di eventi facendo parte di una linea ben precisa da seguire, con obiettivi più grandi di uccidere dei lupi o dei goblin e raccogliere semplicemente il loro loot. Cioè, come la starting zone di quasi ogni razza da 14 anni a questa parte. Parlando poi dell'aspetto estetico super aggiornato di questa nuova leveling zone, devo dire che mi è piaciuto tantissimo, è veramente bello, molto particolare, dà proprio l'idea di qualcosa di nuovo. È vero che nel corso degli anni qualche minuscola modifica era stata fatta anche alle starting zone classiche, quindi di tutte le razze vecchie, ma non può assolutamente tenere il confronto con un territorio completamente nuovo, in cui affronteremo ogre, ragni, ovviamente che sono lo standard, arpie e altri mostri comunque molto aggiornati, e no i classici lupi, marlock e orsi che praticamente sono lo standard da più di 10 anni in quasi tutti i territori. Quindi in conclusione direi che è assolutamente il momento giusto per ritornare a giocare, in quanto affrontare i primi livelli sarà sicuramente più figo e meno stressante. Vedremo quanto ci vorrà ad arrivare al 60 piuttosto che al 120 come era prima,
Sicuramente la Blizzard avrà calcolato bene il tempo e quindi sarà tutto, spero, abbastanza proporzionato. Ma dai, anche mentalmente, un conto arrivare a 120 e un conto arrivare a 60 sembra tutto molto più, dai, vicino. Oltre al discorso del puro leveling, c'è anche ovviamente tutta la nuova espansione che vi spronerà a sbrigarvi, tra virgolette, ad arrivare al 60, ma bisogna anche godersi il viaggio, raga, quindi non è che dovete per forza correre verso la fine, dovete anche godervi tutti magari i territori leveling, eccetera, le quest. Non bisogna solo esclusivamente puntare al livello massimo. Ma una volta ovviamente arrivati al livello massimo ci saranno tutto il discorso delle congreghe, i nuovi territori, la storia da seguire e tutto ciò che comprende Shadowlands. Quindi io, ragazzi, dopo questo breve video in cui ci tenevo comunque a praticamente spronare tutti i giocatori che sono un po' titubanti a tornare, perché comunque mi è capitato nel corso degli anni di video che le persone mi dicevano: ah, Devil, mi hai fatto ritornare a giocare. Io, cazzo, tutto carico. Allora dai, ho detto, devo fare un video del genere, perché voglio che comunque World of Warcraft non torni, perché so che comunque ci sono tantissimi, tantissimi nuovi iscritti, tantissime persone che sono tornate, eccetera. Però voglio che comunque Warcraft sia molto, molto, molto popolato, perché ovviamente io tengo tantissimo a questo gioco. Quindi io, ragazzi, vi aspetto nella nuova espansione. Vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Io molto probabilmente con l'uscita di Shadowlands cercherò di fare qualche diretta, anche magari la mattina, che è il momento più libero. Però cercherò comunque di farla anche magari la sera, quindi vi invito a seguirmi su Twitch, c'è il link in descrizione. E ci vediamo al prossimo video, come sempre, ragazzi miei, grazie mille per la visualizzazione. Ciao a tutti!